fare te. Però è purtroppo questa è buona ancora. Ce la devo fare. Però mi sembra che anche lì dove ci sono le viste. Siamo qui a denunciare l'ennesimo stato di vandalismo a Vulcani. Stavolta è stata colpita la Bambinopoli, sradicando addirittura una panchina e mettendola qui come un posto a sedere da spettatore. Da anni, da tempo che denunciamo tutti questi atti di vandalismo, e dalla panchina oggi, dalle siringhe, da atti di delinquenza e tutto, e siamo qui ancora una volta a fare vedere ciò che succede a Vulcani. La Vulcania che non vogliamo e che non vorrebbe nessuno. Noi vogliamo una Vulcania come tantissimi anni fa, riqualificata e adatta alle persone e alle famiglie. Allora, qui a Vulcania da circa un anno e poco più abbiamo riqualificato il parco. Devo dire che dopo un anno, a parte la pulizia, tutto sta andando verso l'abbandono. Abbiamo uno steccato che è costato un bel po' di soldi, diverse migliaia di euro, non è stato passato l'impregnante, quindi oggi lo steccato è totalmente distrutto, rotto, il trambolo andremo a buttare, solamente per non spendere alcune centinaia di euro. Le panchine mancano in tutto il parco, sono numerose le richieste di persone che ci chiedono nuove panchine, però come abbiamo sottolineato oggi ci siamo trovati una panchina vandalizzata all'interno della Bambinopoli. Lo stesso vale per il campo di basket, troviamo spesso il campo, il canestro vandalizzato, distrutto, rotto. Noi come municipale interveniamo e spesso grazie all'aiuto di sponsor che ci forniscono nuovamente il materiale, dato che attualmente non abbiamo nessune risorse, cerchiamo dove possiamo di far mantenere questo parco che oramai è diventato veramente vivibile, il sabato e la domenica è totalmente strapieno. Quindi speriamo che l'amministrazione ci aiuta, perché andare a rovinare una struttura dove abbiamo speso un bel po' di soldi è veramente qualcosa di inqualificabile.